Dacci bastone a Catalone. Se ce l'avi piatta ti dai il bastone. E allora, ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché mi tentate? Portatemi un denaro, perché io veda. Ed essi gli portarono, ed egli disse loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: di Cesare. E allora Gesù rispose e disse loro: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliavano di lui. Una cosa, no? Una sola. Si parla di pagare, aspetta, si parla di pagare la tassa nel tempio, ma il tempio non costa niente, guarda che ti metti troppo vicino al telefono e arriva il telefono, mettilo appoggiato perché arrivano scariche, non si capisce bene, si sente male, robe. Allora, appoggialo sopra un comodino il telefono, non lo tenere in mano, perché mentre parli arriva la scarica. Ah, così, dai, appoggialo. Però non lo toccare il telefono. Non ci fare movimento al telefono. Dai, parla, perché non abbiamo capito niente, niente di quello che hai detto. Adesso si sente bene. Sì. Sì. Dicendo, allora, la tassa del tempio è la decima, oppure si può chiamare quando noi andiamo in chiesa e passa quella persona con il sacchettino e ci diamo l'elemosina. Ora, No, invece, io no, Angelo. invece. No, non è così. No, la tecnica è tutto un altro discorso. Allora. Luca si pagava la tassa nel tempio, per entrare nel tempio si pagava una tassa, era come un biglietto d'ingresso, lascia perdere la decima, tutte le cose che Sì, sono chiare su ma tutto questo. sono cose già prescritte. Non c'entra niente Sì, ma sono cose prescritte che, diciamo, queste persone hanno dichiarato che si doveva pagare. E Gesù non poteva dire no, non pagatela, perché se no lo arrestavano. Hai capito? E loro volevano formare questo tranello a Gesù. Se Gesù diceva no, loro lo arrestavano e lo accusavano che lui faceva rivolta. Ora, se è la decima, se non è la decima, se è una tassa o non è una tassa, è un impegno che loro hanno detto che si doveva pagare. E Gesù gli disse: mostratemi una moneta. Di chi è questa immagine? Di Cesare. E allora questo denaro va a Cesare perché è suo. E ha decifrato il problema. No. No, Angelo, Allora. se tu pagavi la tassa, allora il potere dei soldi era di Roma, ma se tu pagavi la tassa nel tempio non andava ai romani i soldi, andava ai religiosi. Ma i religiosi non dovevano campare?
Sì, ma i religiosi non dovevano campare meglio di noi, come questi partiti che campano meglio di noi e noi stiamo morendo da fame. Chi comandano? Sono loro che sono a potere. Prima c'è. Questo è un Questo altro. è un altro discorso. Allora, risolviamola uno a uno. Abbiamo risolto quello della moneta, che Gesù gli ha detto: date a Cesare quello che è di Cesare. Allora, a uno li Voglio dobbiamo dire un'altra cosa, risolvere. il discorso della decima. A uno li dobbiamo Il risolvere. discorso della decima. Il testamento, la decima, era la parte di un raccolto, Sì. guadagno, Sì. Sì. la decima sono 500 euro. C'era la decima di pagare. Sì. Perché Sì. Dio mi dà un beneficio. Esatto. Questa Hai decima sono guadagnato 500 500 euro. euro e Io non le posso. ci dai il Non le posso 10%. mettere. Ci dai il 10% e siamo lì. E abbiamo risolto anche questo. Abbiamo risolto anche questo. Chi non la dà va contro la legge che era quell'ora. Ci siamo fin qui, Roberto, vedi che ci siamo. No, Giuncio, Angelo. Abbiamo risolto anche questo, vedi, Roberto. Allora, noi l'importante è che diciamo ya. Capito, non è. Diciamo ya, diciamo sì, yes, yes. L'importante è che siamo sempre d'accordo. Allora, le leggi c'erano e ci sono sempre le leggi. Le leggi ci sono sempre, anche adesso. Vedi quante leggi che ci sono. Leggi che ci stanno portando alla fame proprio. Vedi? Ascolti, Sì. il famoso Fattori, c'ha 20 mucche, fa 200 litri di latte. Sì. 20 litri vanno in offerta. Sì. Quella decima può diventare anche un'offerta, pure per l'orfanotrofio, capito? Sì. Una mensa. Sì. Nell'Antico Testamento, poi sono venuti fuori i sorti, Sì. non si ragionava più sul raccolto, sulle fave, su Sì. Vede che ci fa Laura. il discorso è più o meno lo stesso. Sì. Ma comunque noi l'abbiamo risolto, giusto? L'abbiamo risolto. L'importante è che diciamo sì, ok, siamo d'accordo. Abbiamo risolto tutto il problema. Noi, importante che Gesù disse: di chi è questa moneta? Posso dire una cosa, Angelo? Sì. Su TikTok il discorso della decima è uno dei più antichi che si è fatto su TikTok. Poi ne sono uscite altre cose, ma quello sulla decima è il più antico. Lo ricordo io, quando sentavo su TikTok poco dopo si parlava sempre della decima. Sempre si parlava della decima, però nessuno la fa. Tutti ne parlano e nessuno li fa. La decima è come oggi nel mondo civile, Sì. che se pagano le tasse, Sì. tu prendi il tot di stipendio e ci paghi la decima quest'anno. È uguale. Sì, ma sulle tasse hanno superato la decima però. Tutto loro si stanno prendendo. A noi ci lasciano solo gli occhi per piangere. Non è più decima, qui diventa il 90%, no deci. 90% diventa. Hai capito? Io pure mi posso lamentare un po', E sì che ti devi lamentare tu, specialmente tu che non lavori e sei disabile, no, certo. io ho bisogno, che lavoro?
Specialmente tu che non lavori, che sei disabile, che non puoi muoverti, e quello che ti danno non ti basta più, neanche per mangiare al momento ti basta. Diciamo Diciamo che ne basta. che stringi i denti e stringi anche la cinghia, e stringi anche la cinghia, se no non ti basterebbero. E la pensione invece non è aumentata. La pensione è rimasta. Sì, Io no, volissimo perché non ce la posso no, se ti danno aumento della pensione poi ci mancano a loro nello stipendio. No, 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 anzi, per in più pensione non ne aumentano, se no ce ne toccano di meno a loro. Altro che decima, dice Lauro 80, con le tasse paghiamo più della metà, tre quarti paghiamo, ce lo sto dicendo. Il governo adesso si è preso tre quarti. Ciao, Immacolata Di Micco. Buonasera, fratello. stipendi non penso che sono crollati, Angelo. Sì. C'è un discorso inflattivo, sono aumentati i prezzi delle cose. Tutto è aumentato. Da Il Gesù cibo, e qui l'Italia l'alimentazione. è un attimo, dice Cattalone. Comunque, il discorso è questo, a parole povere, se non cade questa democrazia, noi non ci risolveremo un bel niente. Comunque i stipendi dei parlamentari manco sono aumentati. Dici? 14.000 euro piavano e 14.000 euro prendono. No, adesso se la devono aumentare, quest'anno se la aumentano. Forse solo in Sicilia che ha statuto speciale. Questa, Sicilia, come gli va? quest'anno, quest'anno se la, se la Quanti anni? aumentano, quest'anno se la aumentano. Quest'anno appena salgono, se voi li fate salire, se voi li fate salire subito loro se la aumentano. Quest'anno voi non dovete andare a votare, se no loro si aumentano lo stipendio e ve ne tocca di meno ancora. Le pensioni invece di salire li diminuiscono perché loro si devono aumentare lo stipendio. Ora leggiamo i Sadducei e la risurrezione. Nel versetto 18 dice: poi si presentarono a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione. E lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello di lui deve sposare la vedova. Ah, senza figli deve essere. Il fratello già aveva un figlio, ce l'ha un figlio, pare. Suscitare una discendenza e a suo fratello. Ora vi erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli. Quindi la prese il secondo e morì. E che c'aveva? L'epidemia. In sostanza, sette fratelli morirono tutti. E quella donna che c'aveva? Che c'aveva? Peste, a tutti faceva morire, tutti e sette morirono. Cattaluna, che c'aveva? Contagio, gli fece morire tutti e sette. Quindi la prese il secondo, adesso mi ha letto, vabbè, allora è arrivata l'ora. L'ora X. L'ora X, buonanotte. Queste immagini devono corrispondere. Sì. Robè, ti sto abbassando la voce, non parlare più. In sostanza, questi sette fratelli morirono tutti.
E gli dissero, ora che sono morti tutti, un'epidemia le ha fatte morire. Quando muore questa donna, a chi si prenderà di tutti i sette? Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, a chi si prenderà? Guardate che domanda gli hanno fatto a Gesù. Poi morì la donna, già chi si prenderà nella resurrezione? Dunque, quando risusciteranno, di chi di loro sarà ella moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta per moglie? Ma Gesù, comprendendo ciò che diceva, gli parlò chiaro, disse loro, non errate voi dunque perché non conoscete le scritture e la potenza di Dio. Infatti quando gli uomini risusciteranno dai morti né si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno come gli angeli in cielo. Riguardo poi alla risurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio gli parlò al rovero, al roveto, dicendo io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente. Laura dice, e visse felice e contenta. Io Robè, in che senso? Dice Gattalone. Allora, quando noi moriamo, intanto andiamo con gli altri morti sottoterra. Le nostre anime andranno dove dice Dio. Se abbiamo fatto del bene, andiamo in paradiso. Se abbiamo fatto del male, andiamo nella parte nera, scura, con Satana. Ora, quando ci sarà la risurrezione, che parla di risurrezione, di chi sarà la moglie, moglie, non si riconosceranno tra di loro. Non si riconosceranno tra di loro. Capite? Tra padre e figlio non si riconosceranno, tra marito e moglie non si riconosceranno, perché saranno come angeli, come numero. Quasi siamo tutti uno simbolo, identico. Non c'è più un'immagine uno diverso dall'altro.
l'immagine degli angeli come un robot identico. Vedete i robot, tutti uguali sono. Così. Non c'è distinzione. Avete capito? Non ci sarà, io ero il marito di quella donna, quella appartiene a me. Poi se l'hanno presa i miei fratelli, che faccio? Ci do una mano oppure un piede e ce la dividiamo? No, non si riconoscerà nessuno. Questo è ciò che dice Gesù a quella gente che volevano sapere di chi sarà quella donna, al primo fratello, al secondo, o al terzo, o al quarto, o al quinto, o al sesto, o al settimo. Non sarà di nessuno, perché non lo sa neanche lei che cos'è lei, se è uomo o donna. Perché non ci sarà più una distinzione, è un numero, un angelo. Se un angelo positivo, o se è un angelo diavolo, va negli inferi. Gloria a Dio. E qui dice il grande comandamento. Dal versetto 28 dice: allora uno degli scribi che aveva udita la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo di tutti i comandamenti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro, l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo come tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: bene, maestro, hai detto secondo verità, che vi è un solo Dio e non ve n'è altro alcun all'infuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. Avete capito? Nessuno cercò più di interrogarlo. Che bello, che pace che c'è stasera. Dopo l'ora zero ci comprendiamo tutti, perché c'è silenzio, tomba. Roberto non può parlare più, ho abbassato il microfono, perché sennò siamo messi male. Robè, risparmiati di parlare, perché ho abbassato la voce. Allora, qui dice, dal versetto 35, dice: e Gesù, insegnando,
nel Tempio prese a dire come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide, poiché Davide stesso per lo Spirito Santo disse: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso dunque lo chiama Signore. Come può dunque egli essere suo figlio? Questa è la domanda che ci fece Gesù. Se Davide lo chiama Signore, come può essere figlio di lui? E la maggior parte della folla lo ascoltava con piacere. Quando noi parliamo della Bibbia e diciamo le stesse parole che dice la Bibbia, a volte tra una Bibbia e l'altra ci può essere un pochettino di traduzione diversa, ma il risultato è sempre quello, perché va a decifrare sempre lo stesso risultato. È solo la traduzione che cambia un poco, ma il risultato è sempre quello. E allora dice nel versetto 38 in poi, dice: censura degli scribi. Ed egli diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati. Ciao, Scopatina 69. Ciao, Anna Pilo. Ti voglio bene. Gloria a Dio. Benvenuti, amore miei. Mi siete mancati. Scopatina 69 di Angelo, ho sentito fallo e sono venuta. E dove l'hai sentito? Dove? Ti sei messa a posto subito, come hai sentito fallo. Sì, ha condiviso la live. Evviva, evviva, pace fratello, sono venuta. Così presto sei venuta. Che brava Anna Pila, come stai Anna Pila? Ti senti meglio? Ti vedo più ardita stasera. C'hai una visualizzazione bellissima stasera. Scopatina 69 dice: sono venuta subito. Brava, brava. Sì, sto più meglio. Stasera ti vengo a trovare, Anna Pila. Va bene? Coraggio. Sì, stasera ti vengo a trovare. Non so l'orario, va bene? Però addormentati, perché alle volte vengo tardi. E allora, la censura degli scribi è che egli diceva loro, i loro insegnamenti, guardatevi dagli scribi. Sì che ti rendo felice, amore mio. Stasera sarà più bello. Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze e avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, e divorano le case delle vedove
e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere, essi riceveranno una più dura condanna. Vedete, loro saranno condannati di più. Sì, Scopatina, da te non vengo. Non vengo da te. Almeno quando vengo ti avviso, sto arrivando subito. Gloria a Dio. Avete capito? Queste generazioni che facevano delle lunghe preghiere, si facevano sentire come se sapevano pregare, se sapevano fare tutto loro. Tutto loro si mettevano in vista. Rino dice un saluto, un valoroso saluto a tutti quanti. Grazie Rino, Dio ti benedica. Benedizione a te, la tua casa e la tua famiglia. Scrivi Rino e il cognome, perché non ce l'hai scritto. Scrivi come ti chiami, così identifico quale Rino sei, perché c'è un fratello che l'aspetto, che doveva venire. Chissà se sei tu. Sì. Sì, Scopatina 69, ti avviso, ti dico, ti mando un telegramma, ti dico guarda che sto venendo, va bene? E tu ti prepari, ok? Gloria a Dio. Ora, parlando con voi, non dobbiamo essere come questa generazione che facevano lunghe preghiere e si facevano vedere da tutti che sapevano fare tutti loro. Si è fatto scaricare il napilo. Mi fa piacere che qualcuno si sta scaricando. Ci vuole ogni tanto qualche scarica. Ci vuole ogni tanto qualche scarica. Gloria a Dio. Oggi ho mandato delle lettere proprio per scaricare in tutto Facebook, in tutti i gruppi, in tutti i MSN. Ho fatto scaricare a tutti oggi. Chissà se c'è qualcuno che in Facebook l'avete ricevuto. Ho mandato come scarico di tutti i problemi che le persone possono avere addosso, come poterli scaricare semplicemente leggendo. Perché ho messo delle opzioni che mentre li leggevano scaricavano, gli veniva uno scarico psicologico automatico, scappando quella risata e subito la risata un pianto e dopo la conclusione, i sentimenti incrociato. Come la crociera, dice Scopatina 69. Come la crociera. Sì, vi porto in una crociera, vi porto sulla nave. La nave la scegliete voi come si chiama. Va bene, ve la lascio scegliere a voi la nave. Una bella crociera. Tutti quanti, fratelli e sorelle, tutti insieme, pago io. No, questa non è la Titano, non si chiama la Titano, questa si chiama
la crociera di Gesù. La nave e il capitano è personalmente Gesù. Non affonda questa nave, senza paura. Latitano. Ormai Latitano è affondata. Questa si chiama la fede di Gesù. E non affonda mai questa nave. Neanche Satana la potrà far affondare. Assolutamente. Perché è formata sulla roccia. Questa nave è la roccia. Mi dispiace, Roberto, che ti ho chiuso l'audio, perché ci mancavi tu per fare scaricare qualcuno. Sarà per domani, un poco più prima. E che divorano le case delle vedove e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere. Essi riceveranno una più dura condanna. Questa generazione saranno condannate, una condanna più dura degli altri. Ora qui siamo l'offerta della vedova, nel versetto 41. Per chi è entrato da poco, stiamo leggendo nel Vangelo di Marco, capitolo 12. Siamo arrivati nel versetto 41. Se avete una Bibbia potete leggerlo. E così, e Gesù, postosi a sedere di fronte alla cassa del tesoro, osservava come la gente vi gettava il denaro. E tanti ricchi ne gettavano molto, venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quadrante. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato del tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, mentre ella nella sua povertà ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarlo questo piccolo tratto. Ma ci diamo solo una lisciatina. Una lisciatina. Ci manca stasera Carla. Carla Vacca ci manca. Buttatela qua dentro. Taccatela. Coi tacca a spillo. Taccatela e fatela entrare. Ci manca, proprio lei ci manca. Allora Gesù si lisciatina è la tua gemella e ci manca pure, buttala qua dentro. Ci manca lisciatina e Carla Vacca. Vacca Carla. Allora una vecchietta mise due spiccioli nella cassa e Gesù era là davanti, molti buttavano tanto, chi aveva tanto denaro, molti buttavano di meno, ma ci fu una vecchietta che buttò qualcosa di poco, ma quel poco era tutto quello che aveva. E Gesù, chiamati i suoi
apostoli, gli disse: guardate, questa donna ha messo più di tutti, perché quel poco che ha buttato era tutto quello che aveva. E questo quiz non lo sa Roberto. Vabbè, è la seconda volta che fanno questo quiz. Se lo sai, glielo dici. Se all'alba albeggia, cosa succede quando la fa sera? Diglielo, Roberto. Se regge. No, scorregge. No, se regge. Scorregge. L'ho capita, dai, dice. Roberto, fa scuro. Scorregge. Scorregge. Agile. Ti ho fatto scaricare. Scorregge, scorregge. Scorregge. Ci fu uno che ci disse: se all'alba sorregge, a sera che fa? Scorregge, dice. Come scorregge? E sì, dice, mi è scappato. Così. Mi è scappato lo scorreggio. Scopatina 69, ci hai fatto scaricare stasera. Allora, chiama tua sorella, dai. E fai venire pure a Vacca Carla. Attaccatela qua dentro, attaccatela. Bene, adesso c'è che abbiamo finito il capitolo 12. Così presto è finito questo capitolo. Me lo ha civiso tutto a una volta. Stasera ho fatto tutto un colpo, tutta una tratta. Neanche me l'ho visto questo capitolo stasera, che bello. Edo Stefano 2 dice: salve, salve Edo Stefano, Dio ti benedica. Gloria a Dio. Allora, ce la facciamo una bella bevuta di acqua bollita? Chi è che ha l'acqua bollita pronta? Chi non ce l'ha, metti un pentolino sul fuoco e si faccia una tazza di acqua bollita, l'acqua della vita, l'acqua che dà la salute. Salute! L'acqua.
l'acqua della vita, l'acqua bollita. Facciamo un brindisi, scopatina. Salute. Era tanto tempo che non ci facevamo un brindisi, vero? Alla Pio e Amedeo, o classico come Peter Patterson. Sì, proprio così. Salute. Chi non l'ha capito, l'acqua bollita serve a qualcosa. Tazza e bicchiere, Anna Pilo. Sì. Hai visto che bella tazza che c'è?